a quell'epoca ci inserivo pure nel fallimento dell'impresa, però chiaramente non abbiamo preso niente perché era una società a responsabilità limitata, quindi non c'erano. Questi costi erano comunque da attribuire all'impresa perché la recessione era in danno, però a distanza di 15 anni non voglio dire. Dice precisamente che a decorrere dal 1 gennaio 2018 i proventi dei titoli abilitativi, quindi i proventi degli oneri di urbanizzazione, hanno destinazione vincolata per alcuni capitoli specifici. Quindi questo noi lo faremmo rientrare in quei capitoli specifici, facciamo noi la forzatura? Pare che sia stata una rivisitazione della norma per cui con gli oneri di urbanizzazione si pagano comunque gli investimenti. Questo comunque l'investimento è un investimento fatto irregolarmente a monte, ma l'investimento per la progettazione, per la progettazione. Però voglio dire, il ragioniere ha messo il parere, il revisore altrettanto, non credo che sia, almeno fanno solo sto mestiere. La cosa importante è che non si poteva farlo passare come transazione per il semplice motivo che è un debito fuori bilancio, in quanto non è che ha una copertura finanziaria di un lavoro fatto irregolarmente, ma questo lavoro non è coperto finanziariamente, quindi fuori dal bilancio, debito fuori bilancio, capito? Quindi non è la transazione che dovevamo farlo in giù. Allora, chi è favorevole? Anzi, la ma immediatamente esecutivo. Oh, congratulazioni. L'altro è debito fuori bilancio, istanza pugliese Raffaele. Questo pugliese Raffaele, non so se è presente, spero di no, ha fatto una richiesta, dice, considerato che un atto di giunta comunale del 2012 fu utilizzato con il lavoratore in mobilità con codesta amministrazione scadente il 22/2/2016, che l'amministrazione senza soluzione di continuità ha ritenuto di protrarre la predetta utilizzazione fino al 31 luglio 2016, come si può rilevare anche dalle timbrature elettroniche effettuate nel periodo interessato, che sono state elargite integrazioni salariali fino al 28/2/16, per cui restano ancora da liquidare i restanti 5 mesi, marzo-luglio, per cui chiede che gli venga liquidata la somma di 3.000 euro. In effetti, senza una copertura formale, ha continuato a prestare questa attività, e questo è. Quindi dovremmo riconoscere questo debito perché è un lavoro realmente svolto, ancorché in carenza di un presupposto. Va bene? Favorevole, immediatamente esecutivo. Ferri, vuoi commentare pure questa di Paesano Vincenzo? Un altro debito fuori bilancio. Questo è anno 2004. Questo riguarda la realizzazione della strada Strettola Carteri Vellese, finanziata all'epoca dal patto territoriale agricolo. Come? Ma come non c'è? Ma come? No, nel 2004 c'era una sottoscrizione. Ah, capace, neanche lei, era sentito. Corregge. Vabbè, comunque riguarda la realizzazione di questi lavori che interessavano la strada interpoderale
ripetiamo, anafora, cartelli del mese. E vabbè, comunque niente. In effetti questi lavori ebbero un finanziamento del patto che comunque poi si concretizzò con la realizzazione dell'opera, e nel frattempo il comune dovette immettere delle somme, perché chiaramente bisognava fare dei lavori non previsti in progetto, ovvero la realizzazione di opere che riguardavano la rete idrica nel primo tratto e la predisposizione di impianti di pubblica illuminazione. Parlo del tratto che va dalla strada Anafora fino ad arrivare sopra per quella zona. Quindi tutto questo fu stabilito, una spesa iniziale di 17.000 euro per dei lavori complementari che riguardavano la rete idrica, eccetera. Però durante il corso dei lavori, in effetti, per un susseguirsi di eventi, la direzione lavori, insomma le imprese, furono costretti a modificare le tipologie di lavori che avevano preso, e con l'aumento delle tubazioni per lo scarico delle acque bianche verso il torrente Anafora e la realizzazione di alcune opere di contenimento che non erano previste nel progetto principale. Quindi tutto questo portò poi alla contabilità finale fatta dal geometra Lucio Condoleone, che era il direttore dei lavori, di una spesa complessiva di 83.000 euro compreso IVA rispetto alle 28 che erano state inizialmente impegnate. Quindi ci trovammo con una spesa fuori copertura di 55.400 euro. Quindi su questo poi è nata male, ed è finita male. Nel senso che la strada non è neanche funzionale. Vabbè, è funzionale per quello che funziona, purtroppo tu vuoi sapere. Anche come tu svegliare, siamo dovuti intervenire anche più volte per ripristinare tutte le, diciamo, i momenti. Perché purtroppo il problema è che gli standard di realizzazione delle opere, tra costi e lunghezza delle opere, soprattutto con il patto, ti imponevano determinate regole, per cui chiaramente solo la contabilità finale per la diversità realizzazione. Quindi diciamo che la tipologia era quella, c'era la tipologia era quella, la tipologia era quella, la tipologia era quella, la tipologia allora sono stati affidati i lavori, poi Giocondo Leone nel 2013 fece la contabilità finale. Quattro contratto registrato nel 2009, cioè con un prezzario dei lavori pubblici riferendosi a 5 anni prima, quindi parliamo di parliamo di un qualcosa che era tutto cambiato, era proprio l'Italia che era cambiata. Calice in data 22/6/2009 affidava i lavori di costruzione della strada rurale. Poi i lavori si sono protratti, perché mi sembra che fossero affidati alle varianti, perché mi sembra però, che all'epoca c'era qualche assessore che ci sono, mi ricordo che. Ma non vogliamo fare quello di dire solo che i lavori sono stati affidati allora, però mica sono terminati allora, questa affidare. No, sono corsi. Continuati nel corso degli anni, ma sicuramente. Tutto quello che riguarda è tutta colpa del professore Capana. Capana ha attraversato tutte le pensiamo a te, è stato il tuo vice sindaco per tantissimi anni. Anche questi vengono imputati sul sempre il solito capitolo, oneri di urbanizzazione. Noi paghiamo questo debito di 45.000 euro. Dove li potremmo imputare? Quindi no, voglio. Voglio servizi sociali. Voglio conferma che sottraiamo 45.000 euro di soldi per le opere di urbanizzazione, magari per pagare un debito fuori bilancio. Ma questo è quello che ho detto prima. Per cui anche queste entrate vive che riusciamo a fare in questo periodo non le possiamo reinvestire, perché siamo costretti a dover pagare. No, questo è dovuto. Ci sono tutti, però giustamente però io non sto evitando sicuramente a voi la responsabilità. Stiamo chiarendo, paghiamo con questo un debito contratto. Ma se non paghi, se non paghi,
lecito arricchimento, perché se tu fai un'opera, ancorché irregolarmente fatta, ma la lasci sul territorio, quello si chiama illecito arricchimento. E la magistratura, l'orientamento è diffusissimo, condanna l'ente. L'ente non è il cittadino, perché riconoscendo questa illecita arricchimento non condanna manco l'omissione, la distrazione, cioè, vabbè, comunque lo farà, portata là. No, ma è utile anche dovendo pagare, però se passa più tempo ci sono gli interessi legali. Nel caso specifico siamo già a 45, già da 55 siamo scesi a 45, non solo, ma è iniziato la causa, questo col rischio di soccombere. E allora abbiamo concordato che non si scende di, ma con questi 45.000 euro il povero Cristo, che è già in fallimento, mi dicono, perché era parecchi anni era venuto a chiedere questi soldi, poi è fallito, no. Questo qua deve, con questi fondi, farsi carico anche delle spese legali che il comune ha affrontato, ad esempio nel nominare un legale per tutelarci, nella persona di Nicola Cosa, l'avvocato Natale. Anziché pagarlo noi, lo paghiamo con questi 45.000 euro. Tutto va alla Corte dei Conti. Che è favorevole, alzi la mano immediatamente, secondo te. Anzi, lo pagheremo sto povero Cristo in 2 anni, che non riusciamo a far fronte, poi manca il pagamento, perché la liquidità non c'è. Quindi mi sembra giusto riconoscere, perché siamo all'opposizione e dobbiamo votare necessariamente contro. Poi c'è la ditta Pisano, sapete chi è, che ha chiesto il pagamento di alcune fatture riferite al 13, al 14 e al 15. Alcune di queste sono quelle che riferite a manifesti in occasione della morte di un parente, un consigliere comunale, queste cose che, diciamo, per prassi sono. Ma in altri casi sono anche quelle relative alla deposizione delle corone di alloro. Il revisore dei conti, per la verità, non è favorevole. Questo lo potremmo anche rinviare, però secondo me ci dobbiamo, nel momento in cui noi, dico noi, voi, ma forse pure noi, ma ho detto a loro di attrezzarci, perché è doveroso fare anche questo, però se possiamo comprare lo stesso strumento che ha Pisano quando fa i manifesti in occasione dei defunti, che costa pochissimo, lo potremmo utilizzare noi, tipo stampato, e lo facciamo, così evitiamo questo risparmio. Quindi stiamo vedendo quanto costa e come acquistarli, però intanto questi debiti, non sono 4 soldi da una parte, di regola e no, sono accumulati, ma capito, 14 e 15 da una parte. Dall'altra parte, se avete seguito, il revisore dei conti ha dato una lettera così. Ma una volta che la fai alla spesa è meglio. Ma per esempio questo debito nell'arco degli anni, sai quanto è diventato? Fate su, 99. Non c'è un totale. 1.400. Ma non dobbiamo allora, non dobbiamo chissà che cosa. Facciamo un manifesto normale, no? Ma non è vero, vabbè, ma fanno investimento. Allora lo rinviamo. Allora, condivisione dell'ipotesi di costruzione di un impianto consortile proposta CONSAC. Io doverosamente vi informo che dovendo. Ho avuto un incontro al CONSAC ripetuto, per la verità, perché ci sono problemi seri con riferimento in generale alla depurazione nel corso di questo caso. L'orientamento sarebbe, come d'altra parte sta capo scuola del Golfo di Policastro e sindaco di Santa Marina, che stanno realizzando con Rocca Gloriosa addirittura e con San Giovanni a Pio, compreso Santa Marina, un impianto unico consortile per evitare 4 fondi di finanziamento, 4 fondi di inquinamento,
potenziale, non è detto che quattro gestioni di impianti, quindi costi, quattro. D'altra parte, in un'area come la nostra, dove il mare non è a compartimento stagno, nel senso che non è che il depuratore di Sapri o il depuratore di Vibonati se lo assorbe solo Vibonati o solo Sapri, questo vale per Cavite, per tutti i comuni, perché è l'unica realtà fisiografica, dicono i tecnici, gli esperti. Naturalmente si pone il ragionamento, che è giusto farlo, se ne parla sempre, il consorzio tra comuni, fare progetti condivisi e quant'altro, però quando noi pensiamo che quella condivisione va a toccare me, come quando dice non voglio i migranti, però magari bisogna la cultura dell'accoglienza, però se viene da te un migrante non è più cultura, ma questo pare già. E quindi c'è questa ipotesi. Io naturalmente ho dato il mio punto di vista con questa cosa, non voglio, perché non è il momento questo, però lo dobbiamo da subito nelle prossime giornate affrontare. Vorrei la presenza fisica del tecnico della depurazione, affacciare tutti i dubbi che ognuno ha, perché pensare di fare un depuratore, pur se era detto, non è che non siamo d'accordo, se era detto bisogna fare la galleria di Sapri, ma se la galleria di Sapri comunque esce a mare, insomma. Se noi entriamo nella logica della comprensorialità, però poi facciamo una valutazione se è giusto qua o altrove, ma una valutazione non di campanile, ma una valutazione di carattere più generale e il più efficace possibile deve essere l'infrastruttura che vogliamo. Allora io proporrei di rinviarlo, di sentire un rappresentante responsabile dell'ufficio tecnico del CONSAC, facciamo una pubblica assemblea, affacciamo tutti i dubbi che riteniamo, se ci convinciamo e vi convincete che i dubbi possono essere risolti in positivo, andiamo avanti. Diversamente sappiamo e sapete che comunque teniamo questa problematica all'interno del Golfo di Policastro, perché quando si parla di turismo non è il turismo a Villamaro o a Capitello, ma è il turismo del Golfo. Io voglio dire una cosa, che io sono, in merito all'impianto consortile, in linea di principio, io sono favorevole, insomma, in linea di principio, no, io sono contrario all'ubicazione dove è stato pensato di dover fare questo impianto di depurazione, quindi mi chiedo, e Cattino mi sembra che è d'accordo, e Italia non c'era scritto in quel protocollo d'intesa, sai come vanno le cose. Secondo te, il mio protocollo d'intesa è vincolante? Non è vincolante, che vendi il consiglio, perché la competenza è stata dura. Ma è stata demagogia. Vabbè, faccia demagogia. Non la parola. Però per debattere un documento. Si può parlare di memoria. Fai il documento. Ma pensi che in questo modo, questa è la nostra politica. È un paese. Ma non è l'attacco. Ma il paese lo vediamo dove arrivare. Il Golfo di Policastro, del quale parlo di turismo. Però non possiamo accollarci tutti i reflui di 5-6 comuni, e francamente non mi sembra corretto. O almeno lo mettiamo in un'altra località e non a ridosso del centro abitato di Villamare. Punto. Questa è la mia opinione. Stop. Se era a ridosso centro da quel depuratore che è stato fatto, non lo dovete fare. Puzza in tutto il paese, purtroppo. Ma se ne mettiamo un mega in piano di depurazione, ma guarda, sai chi è? Che tu hai la presunzione di sapere e capire di tutto. La puzza, sia pure molto residuale, che c'è stata quest'anno, sappiatelo, è dovuta al fatto che i lavori sono terminati nel mese di giugno. Naturalmente, per entrare in regime un impianto di alta qualità dal punto di vista del manufatto, veramente all'avanguardia, e non l'ho fatto io, per farvi capire, voglio dire, non è che mi metti a disagio, voglio dire, io ho preso atto e ho riconosciuto che, d'altra parte, perché entrasse ancora noi oggi, nonostante che la competenza sia del CONSAC,
non abbiamo sollecitato la consegna, perché la manutenzione adesso compete al CONI, cosa che ha detto quando è entrato a pieno regime, facciamo le verifiche e me lo prendo. Quindi se c'è stata una puzza è dovuta al fatto che siamo entrati in funzione, d'altra parte l'estate era alle porte, meglio quello che c'era prima, siamo entrati in funzione nel mese di giugno, con le conseguenze che non sono state così stravolgenti, credo, non è che c'è stato chissà che cosa, ma questo è. Ma c'è una vecchia delibera che indicava tutto come riferimento, come per ubicazione di questo impianto di depurazione consortile, un'area del comune di Limbonate che si trova sopra il comune di Sapri, cioè mi sembra cosiddetta località Tre Curve, giusto? Mi sembra. Dove è la delibera? E c'è una delibera di c'era accordo di programma del di giudizio sindaco, il quale dice sì al coso comprensoriale, è un accordo di programma questo, ma lo voglio bene, perciò siamo qua, yeah. Andiamo al punto 10, aggiornamento tabelle parametriche per il calcolo degli ore di sole e soli. Abbiamo aderito alla proposta del comune di Sapri che in esecuzione di un atto deliberativo della giunta regionale conferisce ai comuni, all'unione dei comuni, la possibilità di presentare ed essere, ricevere l'approvazione alla stregua di un genio civile normale anziché rivolgerci al Salerno che è costoso, oneroso e quant'altro a farlo come in questo momento, perché Paolo già l'aveva fatta, la facciamo con i comuni nostri e vi dico esattamente quali sono: Tortorella, Vibonati, Torraca, Ispani, Casaletto Spartano, questi comuni qua, compreso Sapri che è comune capofila per note ragioni che dobbiamo riconoscere e quant'altro. Quindi questo è un classico esempio di unione di comuni che va nella direzione dell'efficacia, dell'efficienza di un servizio che, se decentrato, avendo un rapporto diretto del cittadino col territorio, diventa anche più, come dire, esaustiva nel soddisfacimento della richiesta che viene avanzata. Quindi, voglio dire, quindi non ci rimettiamo niente, mi pare, no Ferri? Saranno utilizzati i dipendenti dei comuni attraverso l'istituto del comando. Se qualora dovesse pensarsi di fare qualche altra cosa che ha a che fare con l'esternalizzazione, noi naturalmente saremo vigili da questo punto di vista. Quindi chi è favorevole alzi la mano. L'articolo 5 della convenzione è, diciamo che il comune capofila è una posizione predominante rispetto agli altri comuni, perché leggo testualmente che il conferimento al comune capofila dell'associazione delle funzioni comunali delle materie di progetto è integrale, senza che residuino in capo al comune attività amministrative e compiti riferiti alla stessa funzione. E dice ancora addirittura che compiti e le funzioni che per legge spettano ai consigli comunali, allora quando diciamo in capo al comune questa funzione, sono esercitati dal consiglio comunale del comune capofila e le funzioni della giunta comunale sono esercitate dalla giunta del comune capofila. Io vedo una predominanza del comune capofila rispetto all'associazione degli altri comuni. Io credo che in questa situazione i comuni, non è che che cosa ci guadagniamo da questa cosa? Peraltro la parte economica che la regione trasferisce al comune per lo svolgimento di questa attività, nella fattispecie viene corrisposta al comune capofila che decide. No, ma perché a questo punto è soltanto un modo per dare carta bianca al comune capofila, non c'è un'azione di una. Senti, fai una proposta modificativa che la mandiamo. Non è paritetico il rapporto del comune rispetto al comune. Ma quando si crea una unione dei comuni, come si fa per tutte quante le unioni finalizzate a un servizio, c'è sempre un comune capofila al quale si trasferiscono le competenze. Tu non puoi, se restiamo ognuno con le proprie competenze, non abbiamo fatto l'unione dei comuni, abbiamo fatto un'altra cosa. Sindaco, nella fattispecie questo regolamento che non a caso è stilato dal comune di Sapri
allora facciamo una cosa, troviamo un altro comune, il comune di Vallo della Lucana, che ha fatto la stessa cosa. Io sono convinto che questo è copia e incolla di altri comuni che prima di noi hanno fatto la stessa cosa. Ma detto che uno va, diciamo, ma fai una proposta, fai una proposta, falla. La stessa cosa, il piano di zona sono, aderiscono tutti i comuni, o le ASL aderiscono tutti i comuni, che fai? Vai amministrato pure. Se tu hai delegato questa competenza a un altro ente intermedio, in questo caso è un ente intermedio, il capofila è il comune di Sala, potevamo essere noi. Qua non sono previste, per esempio, io non leggo nel regolamento, non ci sono delle azioni anche di incontro, delle situazioni di incontro per decidere. Qua decide tutto il comune capofila. Perché la delega di funzione è in totale, senza possibilità di diretta. Adesso non è decidere, io devo dire. Dico, il comune che cosa di positivo fa? Che anziché far rivolgere il cittadino a Vallo della Lucania per una deposizione di cose va a Sapri, né più e né meno. I compiti che il comune di Vibonati svolge, non lo so, in particolare quando si tratta di depositare, non va niente. Non deve... Ma anche vero che decide anche la commissione. È certo che la deve decidere, non decide anche esterna, e decide ma se ma ci mettiamo a litigare sui posti, no, è importante che ci rendano un servizio. Deve avere un'azione paritetica, perlomeno il comune capofila deve spiegare un'azione di coordinamento, non di sovrapposizione alle funzioni dei capofila. Questo è il mio punto di vista. Vabbè, chi non è favorevole, se no non ne usciamo, c'è l'urgenza di fare queste cose, perché ogni anno ha un termine, una scadenza, io ve la leggo, perché sennò può sembrare che uno vada, voglia andare di fretta, se no non realizziamo le cose. Tu ride, ma chi me ride? C'è poco da ridere. Con il presente ti comunico che l'amministrazione eccetera allegata alla presenza per l'istituzione della commissione per il rilancio dell'autorizzazione sismica per i nostri uffici, come d'articolo 33 della legge regionale 1/27 eccetera eccetera, dovrà essere effettuato sempre per legge della regione entro il 31 gennaio 2018. Se non facciamo gli altri comuni non lo fanno, e poi dobbiamo sottoscrivere la convenzione, dobbiamo aspettare un altro anno. Forse non ha capito, noi ama fate libera, però loro devono fare la sottoscrizione. Vabbè, e lo diamo. Aggiornamento tabelle parametriche, io l'ho sottoscritto, geometro più simile, tecnico comunale eccetera eccetera, ai sensi della legge propone l'adeguamento, aggiornamento delle tabelle parametriche vigenti approvate con deliberazione del Consiglio Comunale nel 2004, fu l'ultima volta aggiornato. Adesso a distanza di 15-13 anni lo stesso tecnico propone l'aggiornamento e invita il Consiglio a deliberare nella misura del 20% rispetto agli oneri che si pagano oggi. Si pagano 1000, saranno 1200. Per chi deve costruirsi, come sono rimaste poche, così vediamo un poco di implementare un poco di entrate, non più di tanto. Chi è favorevole? Certo. Però parliamo di bilancio. Metallizzazione ipotesi. Non c'è questa rotazione. Non c'è, non ci manca un numero legale che ci sia, siamo in zero, già passati, però Allora, poi c'è questa cosa sulla metallizzazione, io l'ho messa all'ordine del giorno perché opportunamente il consigliere Borrelli mi chiedeva come mai, poi alla fine, che cosa bisogna fare, in buona sostanza, che questo progetto di metallizzazione, così come si sta realizzando in effetti, come da progetto, esclude alcune realtà del territorio.
e copre l'80%, forse l'80% non è riferito al territorio come nel momento in cui sarà realizzato, ma si riferisce alla potenzialità pari all'80%, intendendo per potenzialità non solo le reti che si costruiscono, ma anche quelle oggetto di estendimento, nel senso che se nelle vicinanze la rete arriva per esempio a casa di Attilio, c'è la possibilità per quelli che stanno oltre, per un certo numero di richieste, la società si è impegnata, come normalmente fanno, si è impegnata a realizzare l'estendimento a proprie spese, sempre se c'è una richiesta che deve essere pari a un minimo di 25 utenze. E in questo modo chi è rimasto fuori, ma sarebbe sempre quello dell'80%, perché in effetti comunque ne escluse. Sì. Le realtà, metanizzazione. Mi sono distratto. Facciamo dopo. No, per quanto riguarda allora questo progetto, in effetti, che fu approvato con la giunta di alcuni anni fa, qualche anno fa, ha tenuto fuori, voglio dire, il tratto che va dal cimitero, sotto il cimitero, la strada provinciale, campo sportivo, per esempio, fin sotto il ponte come si chiama, della ferrovia verso Villamare. Quella parte è fuori, come fuori tutta la zona di Santo Pietro, che pure è diciamo antropizzata. Santo Paolo già è un po' vabbè, che l'altra zona, ma sono zone più sporadiche quelle, sono il famoso 20% che sarà escluso quasi definitivamente. Poi c'è la località, ripeto, da Hotel La Perla fino alle porte di Sapri, e la zona di Santa Maria delle Piane, che è pure fuori. Questo è il contenuto del progetto che fu approvato all'epoca da parte della giunta comunale su proposta del Cilento, del consorzio Rete Gas. Mo si chiede di, cioè noi non, dal contenuto della richiesta noi non possiamo pretendere, perché quello è un finanziamento del Ministero, del quale me ne fece carico solo io all'epoca, per 32 comuni. È un finanziamento che poi è suddiviso per singoli comuni, per cui al comune di Vibonate, nella ripartizione di questo consorzio del Cilento Rete Gas, che comprende oltre 30 comuni, l'importo destinato al comune di Vibonate era di 2 milioni e qualcosa. Con questi 2 milioni la società e la progettazione che fa capo sempre a quel consorzio di Cilento e Bulgaria ha fatto questa proposta progettuale, che fu fatta propria dalla giunta all'epoca e la sta realizzando. L'unica ipotesi che io ho tentato adesso di correggere, e ancora non se ne è parlato, Ferrigno lo sa, è che questo tratto dal palazzo ad andare verso le Ginestre, le Ginestre già lo comprende, solo che c'erano dei piccoli tratti. Ne stiamo tentando. No, lo stiamo tentando. In verità non l'ha detto il condominio, ha detto solo il presidente. Siccome è in prorogazio, perché non sono state fatte le elezioni, lui ritiene che, essendo in prorogazio, non può prendere nessuna decisione che sia di straordinaria amministrazione. E quindi ha deciso di non dare questo consenso, quindi stiamo aspettando. Poi c'è però questa incertezza, non parliamo delle Ginestre, non parliamo della Preda, perché questa la titolarità della strada è un poco incerta, perché all'epoca la società di Palumbo trasferì in proprietà la società, ma con un atto senza mai essere stato registrato, e ne risulta neppure accatastato, e quindi in conservatoria trasferito, lo trasferì al condominio delle Ginestre. Ma originariamente i proprietari non erano i Palumbo, perché i Palumbo, nel vendere il terreno con la casa, ha venduto anche una porzione di terreno, per cui tutte le abitazioni che insistono su queste strade, le strade appartengono alla proprietà dei singoli soggetti. Da una parte ci sono queste, dall'altra parte le Ginestre si fanno come rappresentanti paladini della difesa di questi signori.
Stiamo pensando di fare una sorta di decreto di occupazione di urgenza per quanto riguarda l'uso del coso, per evitare di sbagliare. D'altra parte, a Maredetate non è che c'è un esproprio in atto per cui è stato dato seguito ai lavori quando gli atti erano compiuti. Se sono partiti, i lavori sono iniziati a destra e manca nel paese eccetera, però quando sono arrivati qua c'è questo problema e noi ci stiamo attivando in questo senso qua per vedere. L'unica ipotesi che vi ho affacciato è che, siccome il progetto che riguarda la parte riferita alle Cinelle, sono un sacco di abitazioni, arrivando all'imbocco che sale verso il Ginestre, sulla destra via del Mare, ci sono delle piccole diramazioni che tutto sommato rispetto al concetto di estendimento possono essere ricomprese, quindi la potenzialità, se ne fanno richiesta, può essere. Invece dove mancava, soprattutto a ridosso di Villa Mare, è quella parte che da sotto la ferrovia che sale verso il Falegname, quella zona là è fuori. E soprattutto, se pensate che di qui a poco saranno ultimati i lavori di questo centro, come si chiama, centro benessere, come lo chiamano loro, che è rimasto fuori, allora vi rendete conto che proprio a una struttura di questo tipo tu devi rendere per male un servizio, perché sennò dico questo, ma non è perché c'è questo, ma perché lungo questa strada che sale ci sono abitazioni di residenti che sono fuori. Il senso della richiesta era proprio questo qua, cioè se ci sono delle richieste in tal senso, perché a noi ce ne sono pervenute proprio tantissime, insomma, innanzitutto dagli operatori commerciali, perché gli operatori albergatori, cioè tutti gli alberghi, l'80% delle attività commerciali di questo comune è ubicata lungo la SS18, no, perché ci sono i campeggi, ci sono gli alberghi e ci sono altre strutture. Allora, visto che ci sono delle richieste in tal senso da parte dei proprietari, da parte degli imprenditori in questo senso qua, e visto che sono anche camping con diverse migliaia di persone all'interno, dico, mi sembra opportuno sostenere la richiesta di questi imprenditori in questo senso. Allora, tu mi dicevi prima che, visto che la società che poi gestirà l'impianto, insomma la rete, è normale che ha interesse ad implementare il numero degli utenti, e quindi così quelli, gli abitanti di Contrada San Vito, che è una contrada dove c'era una richiesta in tal senso, mi sembra, e così quella zona là che va verso le Cannicelle e verso Dallas, insomma, no? Ma conosce le buonate? Lui, ma forse, ma vabbè, mi evito la battuta, perché sennò fa... No, niente, una battuta, niente di che. Va bene. Sì, ma quello loro la fanno la richiesta. Vabbè. Perciò, no, per questo, però mi sembra una cosa di buon senso, insomma, poi dove siano abitazioni sporadiche è normale che non c'è un interesse pubblico, oppure non c'è un interesse economico da parte dell'azienda, è normale che sia così. Il mio proposito è che quando stanno per iniziare questi lavori faremo un manifesto proprio per tranquillizzare le persone e dire, guardate, che se alcune zone sono fuori da questo progetto non significa che avete perduto l'opportunità di potervi eccetera, sappiate però che se nel raggio di 100-200 metri riuscite a sottoscrivere una richiesta di allaccio che raggiunga un numero minimo di 25 utenze, c'è l'impegno da parte della società di effettuare i lavori a proprie spese per, attraverso questo istituto, chiamiamolo così, dell'estendimento. Questo dovremmo fare. Poi, se non lo fanno, non lo fanno. Trasferimento al demanio della viabilità comunale di alcuni tratti all'interno del centro abitato. Un attimo questo del convento. Già, c'era un punto che era stato saltato. Non c'era negli atti nessuna proposta di delibera, perché credo che non ci sia niente da deliberare.
Come sapete, si era aperto un dibattito sulla proprietà del monastero, perché c'era una discordanza tra gli atti pubblici di proprietà e ciò che risultava al catasto. È di qualche ora la notizia che è stata appianata questa discrasia, perché abbiamo posto in essere tutti gli atti affinché, mi sembra che tecnicamente si chiama livellamento, avvenisse questo livellamento tra gli atti pubblici di proprietà e le risultanze catastali. Quindi oggi, se andate a verificare, fate una misura storica, catastralmente il monastero risulta di proprietà del comune di Vibonato. Questo probabilmente si era verificato per un errore. Quando fu concesso, incomodato diremmo oggi, ieri dicevano in cessione gratuita a determinate condizioni del monastero, probabilmente su quell'atto è avvenuto poi l'accatastamento. Ma già se andate a verificare dal foglio degli annunci legali di tantissimi anni fa, o del 1953, potete verificare che in questo foglio degli annunci legali tutti gli atti di proprietà o di acquisto in favore delle suore delle divine vocazioni, questo foglio degli annunci legali porta a punto per punto quando si tratta di acquisto, e ce ne sono vari, per esempio ce ne sta uno dove in Castel San Lorenzo il 28 giugno 1900 la congregazione delle suore delle divine vocazioni con sede in Torre del Greco ha acquistato e dice che cosa e dove. Un altro sempre del 1952 dove nel comune di Roma le suore delle divine vocazioni hanno acquistato, quindi quando si tratta di acquisto e quindi di cambio di cessione di proprietà ne è fatto espresso riferimento anche negli annunci legali. Per quanto riguarda invece l'atto di Vibonati, che cosa dice? Dice la congregazione delle suore, fate vedere quello giusto, questo l'ultimo capoverso, dai. No, aspetta, fammelo vedere perché ce ne sono tanti qua. Se no, voglio, me lo so segnare tutte quante. Torchiata. Ah, eccolo qua. Allora, con rogito per atti del segretario comunale del 1900, il comune di Vibonati ha donato alle congregazioni delle suore delle divine l'uso gratuito, quindi di proprietà o di acquisto in proprietà non se ne parla. Quindi su questo errore probabilmente ha fatto questo accatastamento e quindi c'era questa diversità della proprietà con le risultanze catastali. Oggi abbiamo ricevuto gli atti dal catasto che ha modificato tutto in favore del comune, quindi ritengo che sia tutto oggi normale, non ci siano più problemi né sulle contestazioni di sorta sulla effettiva proprietà in capo al comune di questo convento di San Francesco. Quindi non c'è niente da liberare, era soltanto una sorta di presa. No, era presa d'atto, però il dubbio era legittimo, cioè nel senso che catastralmente catastralmente che quello c'era l'atto del catasto, della registrazione del catasto, dove veniva messo atto di compravendita del 1951 numero 11 che non c'è mai stato. 21 gennaio che non c'era perché era forse quello che ha trascritto al catasto, ha confuso la cessione, la donazione gratuita dell'uso come una compravendita, come un atto di però compravendita. Nel foglio degli annunci legali sono precisi e parlano appunto di possesso, non di proprietà. Va quindi bene. Credo che ormai possiamo ritenere conclusa questa querela sul monastero. Prende atto. Poi trasferimento a demanio di abilità comunale tratti del centro abilitato di Villammare appartenente alla proprietà della provincia di Salerno. C'è una norma che sancisce la possibilità di declassificare le strade provinciali o nazionali a strade comunali quando vi sono determinati requisiti. Nella fattispecie parliamo del tratto di via Regina Margherita che parte dalla banca e va alla foce all'uscita sulla strada statale, per poi riprendere quel tratto dell'ex strada provinciale che andava verso Vibonati, interrotto quando fu realizzato il sottopass e fu chiuso il famoso passaggio a reti. Da sempre il comune ha fatto la manutenzione, è intervenuta, però la proprietà resta sempre in capo alla provincia. Credo che ci siano tutte le condizioni e requisiti
per far trasferire, per avere il trasferimento nella proprietà del comune di questa strada, per omogeneizzare la viabilità all'interno dell'abitato. Quindi in effetti dobbiamo chiedere alla provincia questo passaggio della proprietà, per poi la provincia, con un atto analogo di consiglio provinciale, delibererà e la regione deve decretare. Quindi i tempi ancora sono lunghi, ma mai iniziavamo, mai li avremmo portati a casa i risultati. Che favore? Comune ha sempre effettuato anche la manutenzione, la pulizia quotidiana di questi tratti di strada, che mi sembra una cosa ragionevole, che però implica delle responsabilità, però implica questa scelta, diciamo, che ancora è provinciale, cioè questa natura un pochettino controversa, implica poi anche delle responsabilità per quanto riguarda la regolamentazione del traffico veicolare, cioè, quindi anche delle aree di parcheggio. Mi sembra una cosa, diciamo, di buon senso, su cui siamo nettamente favorevoli. Oh, c'è la proposta di scioglimento della gestione in forma associata della funzione di polizia locale dei comuni di Sapri, di Bonati, di Torraca. Il comune di Sapri ha proposto, o meglio, ha adottato la delibera di scioglimento perché ha operato una scelta, avrebbe voluto e preferito che il comandante dei vigili o facesse un'opzione, nel senso che o, diciamo, accettasse di restare a tempo pieno presso il comune di Sapri, diversamente deve organizzarsi e strutturarsi diversamente, di qui la proposta e la delibera di scioglimento. In conseguenza di quello scioglimento noi dobbiamo fare una presa d'atto dell'avvenuto scioglimento, vediamo un po' più correttamente come meglio si può fare, ma la sostanza non cambia, e dobbiamo lasciare, ecco, la convenzione, così come quantomeno con il comune di Torraca, che è privo di vigile, e in effetti il comune di Torraca fruirà del nostro comandante per un solo giorno, corrispondendo il 20% della spesa totale che il comune sostiene per il comandante. Quindi questo è. Cioè, sciogliamo nel senso che prendiamo atto dello scioglimento, in effetti non è lo scioglimento ma è un recesso quello del comune di Sapri, cioè recede da questo, perché sciogliere significa che tutti e tre i comuni dovrebbero sciogliere, quindi lo consideriamo come un recesso e noi in effetti lasciamo in piedi la convenzione tra noi, l'associazione tra noi e il comune di Torraccio. Recuperiamo però la responsabilità, perché prima il comune capofila, nonostante noi in pratica pagasse corrispondente il 60% della spesa, il comune di Sapri aveva, diciamo, era comune capofila di questo consorzio, adesso ritorna in capo a noi questa funzione di capofila. Va bene? Che favore si fa? Che è rimasta? Poi c'è quella, la parola dulcis in punto alla consigliera Ferreira. Non la fai vedere nelle seguite. Perché quando ci sono? No, solo lui. E c'è la. Vuoi relazionare, anzi, possiamo delegare. Ma non approvarlo significa che noi disapproviamo il contenuto, ma non vuoi annullare la delibera, perché l'approvazione significa la fedeltà dei contenuti rispetto alla cosa.
Facciamo al prossimo consiglio, no, no, magari siamo a scusate. Possiamo rimanere obbligati, però il verbale faceva riferimento ad un regolamento di 15 articoli, che non è, perché quello che abbiamo approvato è questo. Noi per il prossimo consiglio verifichiamo. Perfetto, la risponde eventualmente va anche ripubblicato il regolamento che adesso abbiamo. Per quello, io ponevo l'attenzione sul verbale, che è diverso da quello. Allora, sì, facciamo, per quanto riguarda, no, per quanto riguarda il verbale di cui è il numero 1 dell'ordine del giorno e il numero 16, portiamo l'approvazione di questo verbale, cercando di fare quello che prende, e poi approviamo la modifica del regolamento. Dicevo una commissione, perché il gioco comune è operato. Allora, la commissione, visto che partecipano tutti i consiglieri e ogni consigliere può delegare l'altro, allora ne facciamo una sola, così non perché organizziamo due, tre, quattro, mica stiamo a Napoli, a Milano, no? No, volevo quella cosa, le delibere che abbiamo fatto volevo metterle in ordine. Ecco.